Eccoci con Paolina. Che ne pensi della laurea del tour? Sono emozionata. La può strillare. Oggi è il giorno della laurea del tour, cosa ne pensi? È una risposta? Tutto può cadere in questa vita. Marco, che ore sono? Le 11. Sono le 11. Che emozioni provi in questo momento? Quanti chilometri erano avanti? 4. Dentro uno solo il cigarro. E una alla volta fanno. Rimandiamo tutto a dopo la programmazione. Lei è un amico di Marco Turra, ci dica il suo nome? Io sono Marcuzzo di Cosenza. Da quanto tempo è che conosce Marco Turra? Una mezza vita, direi. Mia, sua quasi, un quarto di vita. Cosa ne pensa di questa giornata? Sono emozionatissimo, c'è tutta la famiglia al gran completo. Ora piango quasi. Secondo lei si laureerà Marco Turra oggi? Io non ci credo ancora, fino a quando non lo vedrò con la corona da loro in testa e tutto è ancora nel limbo tra i suoi. Buongiorno, lei è un amico di Marco Turra, mi dica il suo nome per favore. Ciccio Bello sono, Ciccio Bello, e siamo emozionatissimi, sono più emozionato io che il Turra. Ci dica, da quanto tempo è che conosce Marco Turra? Da un sacco di tempo, saranno almeno 4-5 anni. Sì. Lei è molto emozionato, si sono vede molto questo. Emozionato. Ma lei pensa proprio che Marco Turra oggi possa laurearsi? Ovvio, deve. Ragazzi miei, dopo 13 anni è arrivato il momento, oppure no? Secondo lei, che cosa sta facendo Marco Turra in questo momento? Sta coglioneggiando come al suo solito. Gli ho dato l'opportunità di fare vendere le foto del mitico. Questo perché non l'hai fatto prima? Non devi fare niente. Devo fare compagnia di un amico di Marco Turra. Come si chiama, scusi, lei? Gian Gastone. Senta lei, Gian Gastone, da quanto tempo è che conosce Marco Turra? Troppo. Che cosa pensa di questa giornata? Bella. Se mi ripiglio. Come mai, lei è troppo emozionato per questa laurea? Sì. Ma pensa che si laureerà Marco Turra oggi? Sicuramente. Bella. Buongiorno, voi siete Buongiorno, amici di Marco signore. Turra? Marco Turra, siamo qui. Conoscete Marco Turra? Di vista. Da quanto tempo lo conoscete di vista? Un paio di giorni, abbiamo fatto una serata così in giro, così. E allora come mai siete venuti proprio festa. Oggi qui? Sì. Come mai proprio oggi siete venuti qui? Perché c'erano tutti i manifesti per la città, insomma c'è stato presentato un è un evento? Storico, storico mitologico, culturale. Epico. Sì. Oggi. Ma quindi secondo voi Marco Turra oggi si laureerà? Dopo. Ce la farà oggi a laurearsi? Ma no. Marco no, Turra. Io penso di no. Lui non vuole, ci ha preso tutti in giro, no. Ci ha soltanto radunato qui e sì, basta. Andiamo per fare la festa, per mangiare. Speriamo di no, se no cade un mito. Va bene. Se si laurea cade un mito. Grazie. Buongiorno. Collega. Buongiorno. Buongiorno. Lei è un amico di Marco Turra? Sì, lo conosco, come tutta Siena. Come tutta Siena? Come bene. Tutta Siena, sì. Lei è un amico, come si chiama esattamente, scusi? Carl. Bene, da quanto tempo è che conosce Marco Turra? Io l'ho conosciuto 5-6 anni fa. E secondo lei oggi Marco Turra si laureerà? Secondo me sì. Sì, ce la farà. Ce la può fare. Ci crediamo tutti. Bene, la ringrazio. Siamo in compagnia di un presunto amico di Marco Turra. Lei da quanto tempo è che conosce Marco Turra? Dal 2002. No, 2001 anzi. 2001. Quali sono, secondo lei, i lati oscuri che gran parte delle persone non conoscono a proposito di Marco Turra? Posso dire parole singole? Certo. Il paraguayano. Ci spieghi un po' meglio. No, non posso. È segreto di Stato. Ci spieghi un po' meglio, ormai è stato desecretato. Sì, no, dopo 15 anni. Altre situazioni particolari relative a Marco Turra? No, no, cioè, non posso, no, tutto è coperto. La prego. Siamo. Mi ricordo notti in quel di Parma. Bene, e poi? E poi mi dica lei se c'ha dei riferimenti a cui. Mi ricordo notti in quel di Siena anche. Secondo lei Marco Turra in che cosa è specializzato? In tutto e in niente. In tutto e in niente.
Ah, e soprattutto i pompini col culo. Bene, la ringrazio. Questa è una rivelazione particolarissima. Le garantisco l'anonimato della sua intervista. Questo spero. Accompagniamo un nuovo amico di Marco Turra. Lei è amico di Marco Turra? Sì. Da quanto tempo? 20 anni. Ci può raccontare qualche episodio particolare della vita di Marco Turra? Ora così non me ne viene in mente nessuno. Sono sicuro che ne può venire in mente qualche cosa. La volta che si spalmò la testa di cioccolata mentre ero ubriaco. Basta, fai. Lei pensa che Marco Turra oggi si potrà laureare? Penso di sì, ce la farà. È felice di questa cosa? Sì. Quale regalo vorrebbe per Marco Turra in questo giorno di laurea? Per lui? Soggiorno in Messico. Che è il focolare che rappresenta il sole, che assorbe l'energia. Questo concetto di energia sarà sempre presente, infatti lo troviamo anche nella semina, il mais viene sempre stimolato a forma rotondata. Se non si fa questo si perde l'energia. Il tetto della casa è anche composto di 13 strati, perché ricorda le 13 energie base. La prima opzione era già passata, ma quello che tu fai la persona sta andando veramente ponte aereo una materia di bocca ci e il fuoco che è fondamentale perché tutta la vita passata è così o così dove prendiamo le cose. Siamo in compagnia di un'amica di Marco Turra. Come ti chiami, scusami? Cinzia Bruschettini. Da quant'è che conosci Marco Turra? 1997. Che rapporti hai avuto con Marco Turra? Amicizia. Quante volte? Quest'anno è l'anno della laurea di Marco Turra. Pensi che fra pochi minuti si possa laureare? Sì, sono sicura perché oggi è il 13 numero Maya. E per quanto riguarda il tuo parto, sei sicura andrà tutto bene? No, però ho già scelto l'albero al quale mi appenderò perché partirò in piedi. Quando ero lì per fare uno svolgere uno stage all'Università di Siena, in questa situazione di pittori Maya, Bomba Hell Maya, che era appena nata. E il mio compito era quello di illustrare un libro dal titolo Io sono indigena qui, nel quale dovevo quindi ricercare gli artisti della zona, solo Maya. Mi ha permesso questa ricerca di andare anche nella Selva della Cardona, di incontrare vari artisti, soprattutto fotografi e pittori, tra i quali il mio interesse è focalizzato soprattutto nel gruppo di Bomba Hell Maya Dick, con Andrés, Osvaldo, Antun, Sebastian, Pablo, insomma è nata una grandissima amicizia, e però il progetto al primo tentativo non si è concluso, quindi sono ritornato l'anno dopo per continuarlo. E poi sono ritornato una terza volta, e in questa terza volta è stata la cosa più importante, perché con Antun, per tutti gli insegnamenti imparati lì, con Antun l'importanza della parola, i valori che mia nonna mi aveva insegnato, li ho ritrovati presenti nella cultura maya. Quindi è stato proprio un gesto per me d'amicizia di invitarlo in Europa a fargli conoscere l'arte, perché non aveva possibilità. Quindi da questo invito in Europa c'è la possibilità di organizzare anche delle mostre, perché come vedete queste opere si possono avvolgere. Quindi con il contributo di tutti i miei anni di esperienza nell'associazione Erasmus Student Network riesco a organizzare un giro d'Europa di 3 mesi dove esponiamo questi telai, che sono 13, si chiamano 13 telai di spirito. E proprio spirito è la parola chulé, perché nella cultura maya tutta è energia, tutta è veramente energia. Infatti per apprezzare meglio l'opera di Antun bisogna imparare a iniziare dalla casa, già il fatto dove le persone vivono è un luogo energetico, perché il posto viene scelto, si dorme prima di costruire la casa, in modo da capire se il terreno è energetico. Una volta scoperto che il terreno è energetico, si costruisce la casa in forma romboidale, perché il rombo canalizza l'energia. Poi anche i 4 punti sono i 4 punti direzionali e i 4 punti cardinali. All'interno di questa casa, nel centro, si pone il fuoco con 3 pietre, oket. Il fuoco rappresenta il sole, e quindi il centro, c'è il centro. Fuoco che è chiamato focolare, che è il punto centrale, perché è lì che si cucina, è lì che si scaldano i cibi, è lì che si mangia, è lì che si dorme, perché facendo freddo, siamo a San Cristobal de las Casas a 2200 metri di altitudine.
lontani dal mare, quindi il giorno è caldo, ma la sera scende la temperatura. Quindi all'interno di questa casa il fuoco scalda le persone, scalda tutti i componenti della famiglia, è lì che si trasmettono le conoscenze, si tramandano le energie. Antun Queto, uno dei pittori che più mi ha colpito, è importante lui perché lui, attorno a questo focolare, nella sua famiglia c'è la presenza di uno sciamano, il bisnonno era uno sciamano curandero. Infatti è lì che lui ha imparato molto in famiglia. Poi un altro aspetto fondamentale nella conoscenza di Antun è stato l'emigrare al nord del Messico all'età di 18 anni, quando si è trovato a far parte di aiutare e collaborare con un gruppo di pittori chiamato Juntos, gruppo che aveva rinunciato al contatto della società. Quindi erano isolati e vivevano su una spiaggia. Quindi Antun si è trovato catapultato in questo mondo con questi pittori, e sono stati loro che l'hanno fatto capire che era Maya, non era un indigeno o un Indios. Già. E lui non se ne rendeva conto, insomma, però il fatto che di vivere 6 anni con loro e loro gli hanno fatto notare che era Maya, veramente recuperato e si è documentato e ha capito di essere Maya, perché le cose imparate in casa sono proprio quelle sui libri, il simbolo anche lo zigzagare, il lavoro delle donne che si botano a zigzag, è proprio lo ha sempre visto le sorelle che facevano i telai, le tradizioni, l'importanza della parola, insomma. Si è reso conto di essere un maglio, di far parte di questa grande civiltà. Così quando rientrava ogni anno per la visita annuale in famiglia, nel 1993 ha deciso di stabilirsi a San Cristóbal de las Casas perché il padre era malato. Coincidenza ha voluto che proprio si è stabilito il momento in cui è esploso il movimento zapatista, primo gennaio 1994, e quello è stato un'ulteriore spinta per Antun, perché cioè, era veramente, si è creato un gruppo che non solo. Quindi il movimento zapatista, che l'esercito, è stato più una cosa politica, che volevano voluto recuperare la loro autonomia, sono anche riusciti a portare il governo a firmare, a scendere a firmare l'accordo di San Andrés. Accordo però tuttora non è stato mantenuto. Infatti io ero lì nel 97, l'anno dopo, che manifestavano perché non era stata la falsa promessa del governo messicano. E quindi ho avuto l'opportunità di conoscere direttamente gli zapatisti proprio quel giorno lì, quel passamontagna, e parlare con loro e conoscere la versione loro. Un mese dopo avviene la strage di Acteal, dove ammazzano 45 persone, donne, bambini, nonni, uomini, adulti, tuttora impuniti. Quindi per me si è aperta una ferita, cioè ho detto no, devo aiutarli. Poi la nonna mi ha detto fai carità, sono tornato lì a fare questo progetto. A questo progetto hanno dato tutta la serie che ho portato in giro queste telai. E i telai che rappresentano l'energia, perché promuovere questi 13 telai per lui è come pregare, è una forma di pregare. E quindi perché? Perché Chulel è la rappresentazione dell'energia. Il Chulel è dato dalla parola Chul e Lel. Chul che significa qualcosa di liscio, liso, e Lel che è vibrazione. E Chulel è anche, si può anche scomporre in 4 elementi. Lab, Posnom, Metiktatik e Chulel minore. E il Lab è... sono gli spiriti poderosi degli sciamani, praticamente i giaguari, divisi anche in colori, rosso, giallo, verde, o anche colore, o anche vento, acqua. Poi c'è il Poslom, che sono sagome di luce, che sono viaggiatori nel tempo, nello spazio. E i Metiktatik sono madri e padri, nonché anche i guardiani della morte. E Chulel minore, lo spirito minore, che può essere negli insetti, nelle piante, nei fiori. Allora, magari quello è guardiani della si chiama tela. Sì, si può chiamare tela, però è telaio. Telaio è un telaio da tensione o da cintura, perché è fatto agganciandosi a. Lì sono presenti i guardiani, sono i guardiani dell'energia. E vediamo anche che. Abbiamo i piedi che sono da gli animali, perché questa è anche la dualità. Cioè ogni... uno di giaguaro e l'altro. Sono tutti più giaguari, diciamo. Che hanno i piedi. Perché è metà uomo e metà animale. Perché nella cultura maya tutto è in sincronia e in armonia con il mondo, e tutto anche nello spirito umano ha una dualità, che può essere rappresentata in un animale, in una pianta. Poi c'è anche. È una forma gerarchica, diciamo. Da animali più piccoli e al livello più alto abbiamo il giaguaro. La trasformazione del giaguaro è proprio quella che usano gli sciamani nel prevedere le cose, si trasformano proprio. Alle volte si sono trovati, raccontando con la tu, segni
graffi sul corpo o orme, e poi hanno la possibilità di spostarsi nel tempo. Invece cosa abbraccia? Un caracollo, un caracollo. Un caracollo che è una chiocciola. Che forma di pesce poi? Che forma di pesce? Non finisce lì con una, no? C'è una cosa. E poi lì vediamo anche l'importanza del rombo, se vedete, è quella la casa, sempre questo elemento sempre presente. E anche proprio il rombo è anche il movimento che fa il serpente, il zizzagare, quindi la piramide di Chichen Itza è proprio fatta così, è uno zizzagare, perché in Maya, Zeltan, serpente si dice Chulchan. E Chan è serpente e Chulchan è cielo, quindi ha cercato anche di Antun di capire il collegamento fra il cielo e il serpente, aveva cercato di vedere un serpente fra le stelle, però un giorno ha capito che il Chulchan, il cielo, è la, come l'energia si scende alla terra, questo zizzagare, i fulmini sono praticamente l'energia che scende dal sole e passa alla terra, perché l'energia è sempre, e siamo sempre energia, deve esserci sempre